allungare orario del coprifuoco, anzi abolirlo del tutto e poter servire anche a coperto. Lo chiedono a gran voce gli operatori dell'Horeca. Un'apertura totale supportata dalla curva dei contagi in discesa e dal piano vaccinale che avanza. Il governo, che dal fine settimana darà il via al sostegni bis, sembra cautamente intenzionato a rivedere le restrizioni. Sono attese nuove disposizioni già da lunedì 17 o al più tardi il 24 maggio. L'invito di Mario Draghi ai turisti stranieri esortati a prenotare le vacanze in Italia è piaciuto molto ai sorrentini e così i ristoranti della città costiera non perdono tempo e lanciano Sorrento Gnocchi Day, che si terrà dal 7 al 10 ottobre. Nel frattempo, gli chef che vorranno aderire saranno invitati a elaborare nuove ricette e suggerire un pacchetto turistico-gastronomico che abbia come meta Sorrento e come occasione la celebrazione di un piatto iconico della tradizione locale. L'evento, nato da un'idea di DF Comunicazione, in collaborazione con Mulino Caputo e la Latteria Sorrentina. Tutti coloro che vorranno partecipare potranno aderire scrivendo all'indirizzo info@dfcomunicazione.it. Inaugurato a Firenze in via Brunelleschi, tra Piazza della Repubblica e Piazza del Duomo, il Sofia Loren, Original Italian Food. Si tratta del primo ristorante pizzeria dedicato alla famosa attrice napoletana. A preparare le pizze c'è Francesco Martucci, miglior pizzaiolo d'Italia 2020 con il locale I Masenelli a Caserta. Il menù invece è stato affidato a Gennaro Esposito, chef con 2 stelle Michelin e patron del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense. Il progetto, approvato dalla stessa Loren, rappresenta solo il primo step. Previste altre aperture a Napoli, Milano, Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai. Insomma, un'espansione mondiale. La pizza è buona, la pizza piace, peculiare da luogo a luogo, un alimento che ci accompagna ormai da centinaia di anni e la pizza può essere cotta e mangiata ovunque. E sì, proprio così. In una cucina improvvisata tra filate rocce vulcaniche, lo chef Davide Garcia ha posizionato gli ingredienti per formare un impasto che è poi messo in un forno unico nel suo genere, un vasto fiume di lava ardente che scorre dal vulcano Pacaya nel sud del Guatemala. Insomma, la pizza è così universale che la trovi in ogni angolo del mondo. Questa rubrica è stata offerta da Caputo, il mulino di Napoli, Dr. Char Food Service, prodotti gluten free.